per un profumo al giorno oggi voglio presentarvi un altro profumo della famiglia Chloé, in realtà il capostipite dei profumi della famiglia Chloé, e sto parlando proprio di Chloé, quindi niente di strano. È Chloé Lady P. Come vedete la confezione è leggermente più piccola, sempre con nastrino in grosgrain però color cipria, e il tappino è trasparente. È un floreale cipriato, ha qualche annetto perché è uscito nel 2008, quindi i suoi 12 anni ce li ha già, però secondo me è un profumo sempre attuale. Se a qualcuno piace il profumo cipriato, come una ragazza che mi aveva chiesto qualche giorno fa un consiglio su un profumo cipriato, gli avevo consigliato il Chloé perché è veramente uno dei profumi cipriati secondo me più buono che c'è in commercio ultimamente. Nella testa ha la peonia, la fresia e il lici. Nel cuore la rosa, il mughetto e la magnolia, il mughetto si sente molto, e nella base l'ambra e il cedro, quindi comunque è quello che gli dà quella parte cipriata, quella parte che sa di cipria della nonna, che a me piace tantissimo nei profumi. E lo troviamo in quattro versioni in realtà: il 30, il 50, il 75, il 30 a 65 euro, il 50 a 95 e il 75 a 110 euro, però fanno anche, non sempre si trova, ma fanno anche la versione da 10 ml che costa 22 euro, quindi quella da borsetta sostanzialmente. Poi adesso vabbè, sotto Natale usciranno tutti i cofanetti con le varie creme corpo e tutto quanto. Anche questo ha tutta la linea dell'ink selling, quindi comunque crema corpo, gel doccia, tutto quanto. Quindi se volete un profumo cipriato, se volete un profumo delicato ma allo stesso tempo persistente, allo stesso tempo avvolgente, andate in profumeria e fatevi sentire e annusate Chloé Eau de Parfum. Per un profumo al giorno è tutto e ci vediamo al prossimo profumo.